Buonasera, buonasera a tutti. Allora, un'altra settimana ricca, pregna di emozioni, di sensazioni e di vibrazioni, anche perché ci stiamo avvicinando o sta iniziando il rush finale, quello che poi porterà la Juventus, come chiaramente auspichiamo tutti, ai grandi successi. Accanto a me, Vincenzino Chiarenza, che è sempre un piacere averlo. Ciao Vincenzo. Ciao buonasera. Marco, buonasera a tutti. Allora, un rush, lo possiamo definire un rush finale, io definirei però un'altra cosa. Siccome tu sai, non so se ti è capitato tante volte nelle trasmissioni quando sei venuto ospite qui, che io sono particolarmente scaramantico, anzi molto scaramantico, e io dico che forse questo scudetto con ogni probabilità la Juventus potrebbe conquistarlo. Dai, però, vinto, no, aspetta, e non dire così anche tu. Però magari mi sono rimasti un pochino in gola due pareggi che potevano, no, dare lo strappo finale a 9, uno di Udine e l'altro col Cesena. Ecco, io posso capire Udine, però ragazzi, col Cesena. Udine perché? Perché Udine è un campo tosto, perché comunque di Natale, perché comunque è un campo dove notoriamente pochi ci vincono, però proprio con Cesena no. Allora, cos'è che manca a questa Juventus in questi momenti? È tutto coordinato? Vogliamo pensare alle bambole, al gioco delle bambole, che è tutto coordinato per risparmiare le forze, amministrare le forze? No, o perché effettivamente credo può accadere qualche piccolo, perché qualche piccolo sbavatura? Siamo a un punto del campionato dove si sono spese tante energie, la Juventus ha speso tante energie, quindi certe partite contro l'Udinese e contro Cesena, che tra l'altro sono due buone squadre, Cesena ha dimostrato di essere una buona squadra nonostante i punti in classifica precari che c'ha, ha fatto un'ottima partita, noi siamo stati sottotono, però se una delle due la vincevamo eravamo più sicuri. Adesso prima scherzavo che non c'è mai niente di matematico nel calcio, per cui c'è sempre da lottare fino alla fine del campionato, la Juventus lo farà senz'altro e vincerà secondo me questo quarto scudetto. Quindi insomma tu te lo senti, giustamente da juventino. Ma è la squadra migliore, la Juventus, è la squadra che dà più affidabilità, che ha questa famosa costante, no? Di questa scisse cartesiana che comunque si vede che bene o male non ha mai degli up and down, ha sempre qualche leggero down, un rendimento costante. Quest'anno Allegri ha lavorato diversamente da Conte, però i risultati ci sono stati, soprattutto vedendo il gioco che fa la squadra, giocano più i centrocampisti, si inseriscono più, ha un altro modo di allenare Allegri, però nello stesso tempo molto producente. Senti, tu sei uno che il calcio quando lo ha giocato lo ha interpretato bene e lo sa interpretare molto bene a livello dialettico, proprio da gran signore che sei, da gran conoscitore di calcio. Ecco, si parla troppo in questo calcio, allora quello che dice Tavecchio, quello che dice Lotito, quello che disse Abete, quello che dice Sacchi, insomma è un calcio malato proprio a livello proprio verbale, un calcio che fa problema, male. Cosa sta succedendo? Poi problemi anche di razzismo, quello che dice no, ma io ho avuto tanti giocatori di colore nel Milan e poi però ci sono questi controsensi. Marco, insomma, che succede? Il problema sai qual è, secondo me? È che non c'è un'istituzione che non gli permetta, che gli permetta di non dire queste cavolate a certa gente che è importante, tipo il presidente Lotito, che ultimamente deve esserci un organo che gli impedisca di parlare in questo modo qui, e se parlano in questo modo qui squalifiche a raffica, tutto lì. Beh, spero che questo organo possa quantomeno, siccome c'è, funzionare. Cioè, e deve funzionare perché meglio, in Italia le leggi ci sono ma non vengono mai applicate, esatto. Non si sa com'è. Quindi secondo allora l'organo c'è, le leggi e le normative per farle funzionare ci sono, però c'è qualcuno che deve, no, come dire, muovere quel famoso interruttore che esatto, permetta per poi farle funzionare meglio. Speriamo bene. Allora intanto adesso muoviamo l'interruttore del nostro regista dando la continuità alla nostra trasmissione, quindi sigla e tutto quanto quello che ne consegue prima di entrare nel vivo di Forza Juve. Grazie. Ho capito. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, accanto a me, Carol, ciao carissimo, ho detto bene il nome, non ho sbagliato. Carole. Diciamo anche la tua provenienza, Union Model di Dante Zanetti. Ho detto bene anche questa qui, vero? Hai detto molto okay, bene. Ok, perfetto. Esperienza televisiva sì, ne hai fatta qualche esperienza televisiva, conduzione abbastanza. Mai, oggi cominci con me, va bene? Assolutamente ecco. Sì.
Allora, e so che sei anche preparata, poi molto preparata nel calcio che conta, sei juventina, hai fatto parte anche a delle serate Juventus, quindi indubbiamente, insomma, conosci anche dal vivo i giocatori, quindi hai potuto assaporare tutto quanto ciò che è il pianeta Juventus. Ho detto bene? Hai detto benissimo. Sì, però devi parlare a te, se no poi insomma è il monologo che faccio io. Okay. Hai detto benissimo. Va bene. Amo la Juve in tutto. Ok, allora parleremo di te e del resto, chiaramente tu poi mi chiamerai le mitiche pubblicità e poi qualche intervento che arriva anche da fuori, ma iniziamo come sempre dal nostro preziosissimo, e questa non era la caviglia di Damiano Giordano, ma era della nostra Carola, che lui invece questa sera è particolarmente felice. Perché è tornato. Buonasera, è tornato, lei non divaghi su quello che dice, non faccia finta di niente, è tornato a segnare la punta che mancava alla Roma, che quindi vi ha salvato, seppur parzialmente, il risultato. Ecco, sì, vorrei dire una cosa. Poi anche sulle partite. Sì, vorrei dire una cosa che esula dal calcio. Io non vivo più a Roma, nella mia città di adozione, da 7-8 anni, però spesso ci vado. Che non mi siano simpatici i romanisti per questione sportiva è una cosa, però per me Roma, che io ho girato veramente 3-4 volte per motivi con il papà che era pilota dell'Alitalia, quindi mi ha permesso di girare il mondo tante volte, devo dire che Praga, Parigi e Roma sono tra le tre più belle città del mondo. Quando si rovina un'opera come quella del Bernini, la Barcaccia, dove è un'opera che non si può ripetere. Beh, io direi che è veramente un danno che si fa all'umanità, perché anche i figli di questi maledetti che hanno rovinato la Barcaccia sono figli che un giorno potrebbero andare a Roma e apprezzare le bellezze e di testimonianze di grande come il Bernini ha lasciato. Non solo nella città di Roma, ma a Firenze, Pisa, ovunque il Bernini è andato, ma non parlo solo del Bernini. Io penso che sia veramente questione di farla finita con queste violenze che vanno oltre lo sport. Perché prendersela con delle opere pubbliche importanti? Ecco, un danno che non ha assolutamente prezzo. Questa è la Barcaccia del Bernini, che è un simbolo della Roma del 400. Ecco, questo dà effettivamente molto, molto dolore a tutti quelli che apprezzano le opere in tutto il mondo. E ho voluto aprire proprio in questo modo. Molto bene, anche perché è vergognoso, come hai detto tu, ma secondo me è ancora più vergognoso che viene permesso di farlo, visto che è da ieri che hanno iniziato vergognosamente. E non è solamente, questa è Piazza di Spagna, sì, alla sì. Base c'è, per chi non conoscesse Roma, c'è la Barcaccia, ma anche la guerra, diciamo così, la guerriglia è iniziata a Piazza Giordano Bruno, che è praticamente davanti l'ambasciata francese e nel cuore di Roma, per intenderci vicino dalle parti di via Corso Vittorio Emanuele, un'altra parte storica di Roma. Dall'altra parte di Giordano Bruno, dove sono iniziate le contestazioni, c'è la Piazza Navona, che è un'altra testimonianza sempre del Bernini, ma non solo, comunque chi l'abbia fatta è una testimonianza storica, quindi sono veramente degli incivili. Se tu vai nei loro paesi e disgraziatamente fai qualche cosa, tu non esci vivo da quel paese. Prova a buttare una cicca per terra a Londra o in Olanda o in Svizzera, poi te ne accorgi. Veramente vergognosa. Prego, torniamo in tema. Ovviamente apriamo con i convocati di mister Allegri, perché ricordiamo domani la Juventus scenderà in campo nell'anticipo contro l'Atalanta, per poi far sì ci sono due punti interrogativi nella formazione. Sì, ci sono due punti interrogativi che affronteremo poi nella lavagna a fine trasmissione, ma una certezza è quella di Vidal, che purtroppo non ci sarà, un infortunio legato al tendine, un'infiammazione, quindi non sarà dalla partita di domani. Vedremo se riuscirà a recuperare per martedì contro il Borussia. Bene, allora grazie. Ricordiamo un attimo quelle che sono le coordinate per entrare, con l'hashtag anche. Sì, c'è l'hashtag anche su Twitter, ricordiamo Forza Juve MV, e poi l'email forzajuve@rete7.it, sms a 348 80 40 254. Benissimo, grazie Damiano, è sempre un piacere averlo qui con noi, un profondo conoscitore di calcio, non solo, ma è un ser dell'etere, dell'informazione del calcio, il nostro
il nostro ospite, che chiaramente non può che non far mancare la sua presenza, Vincenzino Chiarenza. Ciao Vincenzo. Ciao Marco, ciao a tutti. Speriamo di passare una bella serata come sempre. Come sempre, esatto. Questo mi fa piacere. Ecco, già il tono pacato di Vincenzo rimette un pochino tutto quanto in quadro. Franco Leonetti, buonasera. Ciao, ciao Franco. Marco, un saluto a te, a tutti gli ospiti e un abbraccio al popolo juventino a casa. Popolo juventino sicuramente deluso e non contento della prova sciorinata, tra virgolette, a Cesena. Avremo sicuramente tempo per analizzare Ne parleremo tutto nel quanto. Corso della serata. Io mi sono discretamente incacchiato. Non sei l'unico. Dopo Cesena-Juventus. Detto questo, non voglio sapere il passato recente di Ezio Morina, ma mi fa piacere anzi direi con molta invidia, lo dico, sono fortemente invidioso. Comunque ha passato una bella vacanza in un posto meraviglioso come Cuba, lo vedo ancora tutto bello abbronzatello, quindi stai proprio bene. Grosso, abbronzato, uno che ha la cantagione da Pinerolese, puro sangue come me. Sì, ho capito. In quanti microfoni devo parlare? Scusa. Sembra che qualcuno si è buttato giù da una finestra. Abbiamo capito. Avevo tutti i microfoni, quindi... Può ripetere per cortesia con il supporto del gelato? Stavamo solamente disquisendo sulla mia pseudo abbronzatura, che non è abbronzatura. Sono solamente un po' rosso e stavo dicendo che con la mia carnagione da pinerolese puro sangue definirmi abbronzato... Questo vuol dire che lei ha preso poco sole e non vado oltre. Io ho preso poco sole perché il mio dermatologo mi ha consigliato perché è rimasto in un ambiente chiuso, ma no, era semplicemente per quello. Assolutamente. Abbronzatura aragostana. Aragostana. Accanto invece abbiamo un sempre abbronzato, dobbiamo dire, avvocato Massimo Durante, perché proprio di carnagione olivastra, lui è proprio così. Sì. E poi, è vero? Quasi nero. E un attimo, prima di sentire un altro urlo di Suma, serve il microfono oppure... mi raccomando, se no altrimenti veramente rischiamo brutto, quindi sì, rimanga incollata con quel gelato, per carità. Avvocato, buonasera. Buonasera a tutti. Saluto in particolare l'altra parte del popolo bianconero, che come me... non ci è rimasto assolutamente male per il pareggio di Cesena, ma ha evitato un serio problema che vi ho già detto quale sarebbe stato. Non si può fare la festa dello scudetto con il pullman scoperto, con le condizioni meteorologiche che danno neve fra 15 giorni, lo vogliamo capire. Adesso possiamo parlare dove è stato Ezio, poi di Sacchi, di tutto una serie di pettegolezzi, se volete, perché purtroppo il campionato non è mai nato. Dobbiamo parlare di Champions, della strada che porta dritta dritta a Berlino, però più pettegolezzi diciamo, meglio è, perché alla fine non c'è proprio niente. Senta, ma lei lo sa una cosa? Ha visto che ci sono il dopo Champions League, che sappiamo adesso sarà proprio per questione di diritti per 3 anni di seguito, a partire dal prossimo anno, ad appannaggio della Mediaset. Ci sono 2 o 3 commentatori della Mediaset, di cui non faccio il nome, ma comunque sono abbastanza importanti, che hanno detto sì. Vanno rimossi, non mi interessa quello che hanno detto, vanno rimossi. Prima ancora. Se lei mi fa finire di parlare, sto dicendo, hanno detto sono convinti sul fatto che la Juventus possa arrivare effettivamente a Berlino. Lei parte subito male. Adesso sono convinti che la Juventus possa effettivamente. Stanno iniziando a salire sul carro, no? Sul carro. Anche voi qua in studio. Io maggio vi faccio vedere le trasmissioni di settembre. Critichiamo Pirlo, quante ne avete dette ad Allegri? Nella vita bisogna sposare un qualcosa ed essere coerenti. La coerenza non è per tutti. Benissimo. Poi ci metti la faccia, magari andiamo fuori, ti fai la figura. Ma crederci è importante. Assolutamente. Ha pareggiato l'Atletico Bilbao, posso dirlo? Sì, posso dirlo. Perché con le mani fa così? No, perché c'è il telefono, ha pareggiato l'Atletico Bilbao. Ha pareggiato l'Atletico Bilbao, parlavo prima con il cameraman, sì. No? E non era vero il pareggio, però io l'avevo preannunciato, pareggiato, ecco, lo sapevo. Una questione mentale, no? Ok. Io però potrei dire una cosa, adesso iniziamo chiaramente alla grande la trasmissione. Dunque, noi il 2 di marzo affronteremo chiaramente la partita con la Roma, che di per sé a me non è che preoccupa più di tanto, perché comunque noi lo scorso anno
tra mille così peripezie siamo andati a Roma, eravamo già scritti da tutte le parti come grandissima vittima sacrificale. Poi invece è arrivato un certo ex giocatore della Roma che ci ha fatto godè, come si dice a Roma, che ci ha fatto godè. Io sono rimasto attaccato, mi stavo buttando sotto dalla finestra, dalla gioia, perché io per me Roma non posso andare perché per me è vietato lo Stadio Olimpico e se mi vedono mi ammazzano. Però comunque ci ha fatto godere a tutti quanti. Ebbene, io dico però comunque che mi ha leggermente infastidito il pareggio con l'Udinese, che comunque ci poteva anche stare, perché comunque l'Udinese è una squadra che tra l'altro ha giocato una bellissima partita, e poi Udine è un campo, il Friuli è sempre un campo da tempo ostile. Però una cosa che mi ha fatto effettivamente arrabbiare, e qui adesso sono sicuro che l'avvocato se la prenderà con me, non condividerà, ma già l'ha detto poc'anzi, è comunque questo pareggio bruttissimo che ha fatto la Juventus, e non ha fatto nemmeno, dove hanno giocato praticamente, me lo conceda avvocato, dove hanno giocato praticamente l'11, ad eccezione salvo Buffon, che tra l'altro ha salvato anche la partita, hanno giocato tutti male, lo stesso Allegri ha anche sbagliato i cambi, e quei cambi che sono entrati anche essi hanno giocato male, quindi è quello che mi ha dato fastidio, perché questa famosa botta, io lo dico da juventino avvelenato quale sono, cioè io voglio dare alla Roma la botta dei 9 punti, perché comunque tu puoi anche andare con 7 punti a Roma, ammesso e non concesso che la Juve perda, perché poi non sta scritto da nessuna parte, noi andiamo a Roma, anzi vi dico anche una cosa, io sono pure convinto che noi andiamo a Roma e vinceremo e gli daremo i 9 punti lì davanti alla loro faccia, alla curva sud, perché così andrà a finire. Sarebbero 10, però, comunque. Che poi sarebbero 10. Però comunque rimane il fatto che se permetti andare a Roma con 7 punti, andare a Roma con 9 punti, però insomma, te la giochi già in un modo diverso, seppur io sono convinto che andremo a Roma e vinceremo, perché questo è quello che mi sento. Con allora meno voglio partire, punti andiamo, Marco? Voglio partire proprio da te, Morina, che so che tu sei un avvelenato di queste cose e ti vado a stuzzicare. Prego. Dico solo questo, che con meno punti andiamo a Roma, più si alzano le probabilità che noi vinciamo a Roma. Perché la Juventus sa che si gioca tutto in quella partita. E perché, come ha detto, in tempi non sospetti, proprio appena iniziato il campionato, come ha detto l'avvocato, rivolgendosi ai tifosi romanisti, ha detto: voi quest'anno avete una buona squadra, ma non avete la testa per arrivare fino in fondo. Infatti non ce l'hanno. I risultati parlano chiaro. Allora, prendiamo 100 anni di calcio, 1+1 fa sempre 2. Rimbalziamo un attimo, facciamo questo ping pong poi tra l'avvocato e Leonetti, andiamo invece a sentire Vincenzo Chiarenza. Vincenzo, la Juve l'anno scorso doveva essere quasi la vittima sacrificale, in realtà non è stata così, perché Osvaldo è andato giù, praticamente ha fatto il gol dell'ex che ha mandato tutti quanti in estasi, un pochino il Poboschi della Juventus di Udine, sì, che inaspettatamente siamo diventati campioni d'Italia. A Roma succede sempre qualcosa a maggio, anche se non è maggio, però ogni anno questo periodo ci regala sempre qualcosa di molto bello. Ecco, e come dici te, secondo te, come dice Sì, Morina ha ragione quando dice guardiamo gli ultimi 100 anni, perché a Roma i problemi sono diversi, un problema minimo a Roma è 10 volte più importante di qualsiasi altra città, quindi la pressione è sicuramente maggiore, e la Juventus non deve aver paura mica di andare a giocare a Roma, penso che se la caverà egregiamente, farà una buona partita come sempre. E presi singolarmente i giocatori della Juventus sono anche migliori di quelli della Roma, secondo me, e anche come collettivo, per cui c'è da sperare bene. Nessuno meglio di te, Enzo, conosce l'ambiente romano. Tu quanti anni hai fatto da professionista a Roma? Quindi, non tre anni però nell'altra sponda. Sì, non, difatti ho detto romano, non romanista. Ma sì, i problemi si ingigantiscono enormemente a Roma. Marco è romano e lo sa benissimo. Un piccolo problema a Roma diventa 10 volte più grande di un altro problema in qualsiasi altra società d'Italia di calcio. Franco, allora, e poi l'avvocato. Premetto che preferisco andare a Roma con più punti possibile, ma questo mi sembra ovvio. Franco ha paura. Vero... No, non è questione di paura o meno. Essendo uomo cauto, di campo, più cauto. Credo che qualsiasi uomo di campo preferisca avere 9 punti piuttosto che 7 di vantaggio. Giochi? No. Passato ho giocato, insomma, no? Però la realtà dei fatti
e che bisogna fare una critica e bisogna analizzare quello che è stato il match di Cesena, perché io ho visto una squadra scarica con un approccio mentale, mentre Massimo, l'avvocato, si gira tutto il tempo per ribadire, faccio la mia analisi. Io ho visto una squadra scarica mentalmente, un approccio psicologico sbagliato, una squadra che ha giocato malissimo. Quando tu incominci una gara a Cesena e nei primi 17 minuti, per uno svarione di Bonucci, ma non solo, becchi tre occasioni da gol e alla quarta non ti perdonano, ecco, significa che l'approccio, ecco, è sbagliato. Il gol è partito, lo svarione da Pirlo, No, forse non ci siamo capiti. Lo svarione l'ho appena detto, sul gol Pirlo, ma prima c'è stato uno svarione con De Frel e con Buffon, gigantesco e monumentale. Vai sotto 1-0, fai il 2-1, la Juve spinge in quei 5 minuti e secondo me qualcuno che aveva già preso la partita in maniera soft ha pensato di averla vinta. Secondo tempo ha dimostrato che la Juve non ha cambiato marcia. Secondo me ci sono tre sufficienze: Buffon, Marchisio e Morata. Detto questo, io imputo a tutto l'ambiente, giocatori, staff tecnico, allenatore, ma io credo che questa sia la partita dove Allegri, uno, non ha saputo dare la carica giusta, e due, sono d'accordo con chi dice i cambi sono sbagliati. Vidal non stava in piedi, sostituisce Paul Pogba, che tra l'altro era diffidato, e se anche fosse rimasto in campo e avesse preso l'ammonizione saltava l'Atalanta. Ma soprattutto io non ho capito perché Max Allegri fa il cambio, quindi con i tre davanti a due minuti dalla fine. Se vuoi dare un segnale forte, cercare di vincere la partita, quello è un cambio da fare un quarto d'ora prima. L'ha fatto con i tre davanti. La disperazione. Prima, no, perché prima Franco non poteva farli per un motivo, perché c'era il Cesena che stava schiacciando nella propria retroguardia la Juve, quindi però avrebbe fatto un gioco avventato, avrebbe dato tre difensori di meno al Cesena, capisci? Poi noi facciamo i discorsi col senno di poi, no? L'esclusione di Chiellini è stata fatta, ci può stare, perché in un Cesena-Juve tu puoi fare del turnover. Detto questo, io credo che sia un risultato, ma soprattutto una prestazione molto molto deludente, e la Juventus deve riprendersi al più in fretta possibile, perché domani sera è una partita basilare innanzitutto per capire in che stato di salute siamo, e martedì non si può sbagliare, perché se tu vai in campo scarico così, e non sarà così perché la Champions dà altri stimoli, però una Juve bruttina così, anzi molto brutta, rischia. E poi io aprirei una parentesi Vidale e ne parliamo dopo, perché secondo me ci sono delle cose da dire importanti. Abbiamo molte cose da dire, intanto c'è da dire una cosa che ci deve anticipare Damiano. Da parlare del Cesena, perché i numeri che la Juventus ha collezionato a Cesena hanno abbassato, diciamo, tutti i vari record che la Juventus aveva effettuato, come ad esempio i 12 tiri in porta subiti. La Juventus non aveva mai subito, no, scusate, 12 totali, 6 in porta, la Juventus non li aveva mai subiti, soprattutto non aveva mai subito due gol oltre quelli subiti contro la Roma, quindi è la seconda volta che capita quest'anno. Il 63,4% di possesso palla nella propria metà campo, prima di Cesena la percentuale non superava il 55%, quindi è davvero clamoroso. E inoltre c'è il 91,7% di contrasti vinti da parte del Cesena, del quindi Cesena, è stata una partita clamorosa. Cioè sono numeri che assolutamente sono evidenti. Allora andiamo a vedere, a supporto di questo, la nostra Carola invece ha preparato, lei da sola, non gliel'ha detto nessuno, faccio i complimenti, ha preparato invece uno specchietto sull'andamento della Juventus nel mese di gennaio, che vede non solo il campionato ma anche la Coppa Italia. Prego. La nostra Juve ha iniziato il 6 gennaio con Juventus-Inter 1-1, poi ha continuato l'11 gennaio Napoli-Juventus 1-3 per la nostra Juve. Quindi abbiamo vinto. Abbiamo vinto, dopo sì. L'1-1 con l'Inter abbiamo vinto, perfetto. Il 15 gennaio, il 18 gennaio Juventus Verona 4-0, quindi abbiamo di nuovo vinto. E poi ha continuato con Juventus Chievo 2-0. 2-0, ok, qui stiamo parlando della... Sempre Serie A team. Sempre Serie A team. Vabbè, quindi il mese di gennaio è andato bene, però ecco, sono stati due pareggi,
Ci sono stati due, no, vabbè, che c'entra, si fa un quadro complessivo, oh, ci sono stati due pareggi. Un quadro chiarissimo. No, ci sono stati due pareggi, però quello mamma di Udine mia, ci può stare, però effettivamente quello che non calza bene è proprio quello, sì, di Cesena. Guarda, ci sono già state delle prestazioni, posso? Non ottimali. Scusa, vogliamo dare, così, vogliamo così, dare un po' di... Già anche nel derby. Allora, un attimo solo, sentiamo Vincenzo, poi gli altri. Vogliamo dare un po' di merito a Cesena, alla Cesena. Nei primi 10 minuti ha avuto già due palle gol. Perdonami. La situazione psicologica delle due squadre è una che pensa solamente a salvarsi ogni domenica dal 200%. Vincenzo, la Juventus che pensa alla Champions League, al campionato, a altri valori sicuramente, però in una partita ci sta che pareggi con la Cesena. Io contestualizzo, cioè, a Cesena me la Damiano, ciò non toglie che non possa vincere lo scudetto perché ha pareggiato Cesena. Ci mancherebbe altro, però è giusto che un giornalista, noi siamo qui, si analizzi quella che è stata la performance di domenica sera. L'allenatore, il mister juventino, dice... Vabbè, usa un termine piuttosto che forte, cavolata con il Cesena. Cioè lui stesso lo dice perché comunque mette in evidenza quella che è una partita che non è andata. Come tante volte lui ha detto fiu, il modo di dire fiu ce l'abbiamo fatta proprio per un pelo, questa volta riconosce effettivamente che c'è stato nulla, che non ha funzionato. Ma sentiamo un attimo Damiano, perché non so se da casa o cosa volevi aggiungere, prego. Magari facciamo commentare ai tuoi ospiti anche le parole di Allegri che ha rilasciato a un giornale tedesco dove parla della sfida del Borussia Dortmund. Se dalla regia mandano il virgolettato. Sì, ci hanno ricamato molto sopra. Vorrei chiedere comunque anche all'avvocato, perché lui giustamente spinge per dire dobbiamo crederci, noi dobbiamo essere convinti. Il primo che non ci crede... Allora, anticipiamo, in una settimana di polemiche, in una settimana di mezze parole, in una settimana di dubbi, anticipiamo che lui non ha detto io firmo per il pareggio. Esatto, no. Sarebbe il caso non beccare un gol. Ma lui è andato, a Torino, Marco, lui è andato ancora oltre, molti ci hanno ricamato. Lui non è rinunciatario, lui dice l'ideale ovviamente è vincere col Borussia Dortmund. Col Borussia nel caso non dovessimo vincere, preferisco lo 0-0 in casa che l'1-1, ma è ovvio, è un allenatore stabilissimo. Ci hanno ricamato sopra e hanno detto Allegri gli hanno dato del rinunciatario, che si accontenta del pareggio. Allora lui ha detto, ma anche quando stavo nel Milan che avevo uno squadrone della Madonna, io non mi accontentavo mai del pareggio. Ma chi l'ha detto mai sto pareggio? Ma infatti è un'interpretazione sbagliata. Allora io dico che certe volte noi stessi che facciamo comunicazione, poi per questo motivo, ad esempio a Tele Lombardia ogni tanto, non so se ci fate caso, fanno vedere le frasi storiche. C'è una frase storica che viene riproposta di tanti personaggi, ce n'è proprio una di Allegri che a franco ordine lo mette in riga e gli dice: ah, ma allora scusate, io vi dico le cose, se non le capite cosa facciamo? Ah, le devo ripetere, se no io a questo punto non rispondo più. Questo perché l'ha detto? Lo disse all'epoca perché comunque gli hanno messo in bocca, evidentemente, io non sto parlando del collega Ordine per carità, comunque so, qualcun altro gli ha messo in bocca delle cose che non vanno, che a me personalmente, se fossi un giocatore, un allenatore, darebbe terribilmente fastidio. Marco, sai qual è il vero problema? È una questione di ignoranza, tra virgolette, nel senso che oggi... Franco, è di dover fare la notizia a tutti i costi. Esatto, di ignoranza, nel senso che le persone non vanno a leggersi completamente l'intervista, ma desumono, estrapolano solamente due parole e quindi poi ci ricamano sopra. Io ieri ho letto dei commenti inverecondi, come non è un allenatore da Juve, gli va bene lo 0-0. No, lui dice, abbiamo tutte le carte in regola per passare, per battere il Dortmund, io voglio vincere, ma nel caso la Juventus non riuscisse a vincere, tra l'1-1 e lo 0-0, è ovvio, preferisco lo 0-0 perché ti giochi le tue possibilità in Germania. Sentiamo, poi voglio sentire, è banale, ma poi voglio sentire, anche saperle voglio leggere sentire l'avvocato e a seguire anche Chiarenza. Sì, ci scrive Mario da Stoccarda, comunque diamo un'informazione. Salutiamo Mario e comunque inviate email un po' più corte, perché se mandate comunque sempre la Divina testamenti è difficile rileggere tutto. Comunque racchiudo la domanda di Mario, che vuole chiedere un parere sulla crescita economica della Juventus. Credete che il fatturato della Juve possa aumentare per arrivare ad introiti un po' più paragonabili a quelli di Manchester United o Bayern Monaco? Ci sono tutte le possibilità. Ci vuole tempo, perché la Juventus, una parte di questa capitalizzazione deve essere poi a mano
distribuita, spalmata anche sul nuovo progetto della Continassa, che anch'essa porterà altri soldi. La Juventus comunque, tra i diritti TV, tra, speriamo, il passare i turni, i risultati sportivi sono importanti, il marketing, possibilmente acquistare magliette, lo diciamo, originali, e tutto ciò che è originali, ivi inclusi anche i vari gadget, tutto questo comporta all'aumento di capitale. L'aumento di capitale ci sarà, però comunque lo stadio ha 3 anni di vita. Ecco, se la gente acquistasse le magliette originali e acquistasse i gadget originali, o comunque si lamentasse di meno, perché poi ci metto anche questo, anziché stare sempre lì a criticare la Juve, sarebbe molto meglio, perché la Juve non è vero che non si deve criticare, la si può anche criticare, però criticatela lì dove serve criticare. La Juventus sta facendo un'ottima operazione di equilibrio tra quelle che sono le vendite e quelle che sono gli introiti, ed è molto difficile. Guardate le altre società che stanno con una mano davanti e una di dietro, e hanno grossi problemi. Vuoi leggere questo messaggio intanto? Cioè, lo rimettiamo un attimo, scusate. Non ha ancora parlato ed è già un grande, cioè è come un leone in gabbia questa sera. Possiamo rimandare il messaggio, grazie. Aspetta. Così la nostra Carola, prego. Grande Durante, tu sì che capisci di calcio, complimenti e forza Juve. Bene, ecco, questo è un complimento che arriva chiaramente. Ma Durante non è che non capisca di calcio, Durante è uno che si fa trasportare certe volte. Dico, ma Durante parla troppo. No, ma stasera parlo pochissimo, però concetti ben chiari. Veri, espressi. Quello che avete detto fino adesso, in particolare quello che ha detto Franco, ogni tanto mi fa rabbrividire veramente. Perché che succede? E lo dico, ma lo dico in tono ovviamente amichevole, perché mi sembra di sentirvi ragionare come tifosi del Toro, della Roma, della Lazio, di squadre provinciali. Io sono felice di quello che sia accaduto a Cesena. Mi auguro che accada lo stesso con l'Atalanta. Questo significa... Cioè, come che certo, facciamo un'altra partitaccia con l'Atalanta? Certo. Non è un paradosso. È contento te. Io non sono contento. Va bene, se mi fai finire il concetto, infatti, ti spiego anche perché. Ti lascio finire, è paradossale, certo. Quello. Cosa abbiamo perso? Abbiamo perso il record dei tiri subiti. Cosa deve dire il Bayern, che ne ha presi 4, i 5, il Real Madrid ne ha presi 4, eccetera. Vogliamo cercare di elevare. Non mi interessa niente della partita di Cesena. La Juve vince lo scudetto anche per manifesta inferiorità degli altri. Il campionato è già archiviato e morto. Bene. Questo forse, e la partita di Cesena, mi dà tante speranze. Ripeto, magari se accade con l'Atalanta sono ancora più convinto di quello che vi dicevo. Anche i giocatori, forse, no, sono esseri umani, va bene, sono professionisti, tutto quello che vuoi. Ma se tirano i remi in barca a Cesena, a me sta benissimo. Se portiamo un punto a casa con il Cesena, mi va benissimo. Vogliamo entrare in un'altra ottica, nell'ottica che ci compete? Non mi interessa fare 120 punti o vincere il 34esimo, 35esimo o come il Celtic 48esimo scudetto. Non mi interessa, mi interessa dominare in Europa. Benissimo. E siamo pronti per farlo. Un attimo, possiamo solo rispondere? Che c'è subito dopo la pubblicità, che ce la deve annunciare la nostra cara. Anche se la puntata è ricca di argomenti perché si parla di Juve, restate con noi, ci vediamo tra poco. Io vado là, dai. Oh, il bello della diretta è questo qui. Allora, da che cosa cominciamo, caro? L'hai visto? Abbiamo parlato di tante cose stasera. Diamo spazio chiaramente ai nostri sponsor, abbiamo parlato della Juve. Tu sai che la Juve giocherà con l'Atalanta. Assolutamente. Ma la vedi meglio rispetto al Cesena oppure no? Io la vedo sempre meglio, perché la Juve è una grande squadra e quindi deve sempre solo vincere. Quindi sei assolutamente ottimista. Assolutamente. Quindi sì. Sei assolutamente. E questo è l'ottimismo di Carola che ci fa piacere. Mi trasferisco dall'altra parte, invece, dal grandissimo Marco, perché aggiorniamo anche Damiano Giordano. 5 squadre in Europa League. Aggiorniamo un po' quelle del pomeriggio, che hanno giocato alle 19. Ma la Roma che ha fatto? Ha pareggiato 1-1 col Feyenoord. Che dolore, ha pareggiato Gervinho. Non mi dire che ha pareggiato la Roma, che Richards, dolore. Mentre il Torino ha pareggiato in casa 2-2 con l'Atletico Bilbao. L'unica squadra che ha vinto è il Napoli 4-0 in Turchia, quindi in terra turca, contro il Trabzonspor. E poi quella iniziata alle 21, l'Inter in vantaggio per 2-0 praticamente la per effetto dei gol, gol in parità
e degli effetti per effetto dei gol in trasferta, quindi la Roma è in difficoltà, il Toro è fuori, in difficoltà, va bene per il Napoli, per il Celta e Celtic, benissimo per l'Inter, dobbiamo dire, e Tottenham Fiorentina, questo si potrebbe anche ribaltare questo risultato. È la partita più difficile comunque. Diciamo che Roma, no? Dovrebbero essere fuori? È una tragedia. Insomma, i primi 90 minuti. Ma vedi, io credo che il dato importante di Roma Feyenoord di questa sera sia il fatto, e poi rispondo all'avvocato, perché ovviamente mi stuzzica e mi trova. La Roma non vince in casa dal 30 di novembre. Ha vinto solamente in Coppa Italia con l'Empoli, con quel rigore scandaloso, ok? Quindi è una squadra in netta difficoltà. Detto questo, io rispondo all'avvocato e capisco benissimo le sue provocazioni, e allora vado anche io a provocarlo. Innanzitutto, qual è la provocazione? Non sono un tifoso granata, non ho mai ragionato da tifoso granata. Essendo giornalista, analizzo di volta in volta quelle che sono le prestazioni. Quando anche Max Allegri, lo abbiamo visto prima in sovrimpressione, dice a Cesena abbiamo fatto una cavolata, significa che tutto l'ambiente ha pagato dazio. Ma con Massimo io non sono d'accordo neanche su un fattore. Io sono sicuro che questa Juventus farà il campionato, perché è la squadra più forte, ma il test di Cesena che la Juventus vincerà il campionato. Ma io ne sono certo perché faccio una valutazione di peso delle rose, ok? Ma questo io lo dico da tempo. Però quando si sbaglia le partite è giusto andarle a analizzare. Ma la prova di Cesena, secondo me, è stata preoccupante, mi lascia perplesso, non solo in logica di campionato, ma Cesena era la penultima tappa, domani sarà l'ultima tappa di campionato, ma in preparazione di quella sfida con il Borussia Dortmund, che è una sfida che non si può sbagliare. Allora ci sono segnali che vanno colti. Quindi io all'avvocato dico, sicuramente il campionato la Juventus lo sta stradominando, preferisco arrivare a Roma con più 9, però in ottica Champions, secondo me una bella prova domani a Cesena non sarebbe stata male. Perché non fai copia e incolla? Esattamente lo stesso discorso che hai fatto dopo Juventus-Inter. Dopo il Dortmund farai lo stesso discorso che hai fatto dopo Napoli-Juventus. Felice della prestazione di Cesena, mi auguro che la ripeta con l'Atalanta. Ma io no. Questo significa entrare in un'altra ottica, uscire dalla provincia. Guarda che fare il campionato in Italia ha la stessa valenza del campionato del Kosovo e dell'Iran. Io mi auguro che tutte queste squadrette che partecipano all'Europa League vadano fuori tutte. Così il coefficiente se ne va una in Champions, che siamo noi, e gli altri si attaccano. Sai qual è il bello del campionato, Massimo? Che in Serie A c'è stata dimostrazione domenica, la prima può pareggiare con la penultima e la seconda può pareggiare con l'ultima. Ma il campionato italiano è sempre stato così. Ma queste sono frasi fatte, ma non sono scrolliamo frasi fatte, da sono addosso le frasi fatte, ma sono realtà. La Juve ha un impegno, cosa gliene può importare del Cesena o dell'Atalanta o della Roma stessa? Voi avete dipinto il big match, ma quale big match? Dobbiamo andare all'Olimpico a giocare con 11 cadaveri, va il Feyenoord, pareggio serenamente, dobbiamo rendere quella partita big match. Ma quale big match? Massimo, ma quale big match? Massimo, all'Olimpico con la Roma, Massimo, big match per loro, che fanno record in casa, ma non per noi. Se non scegliamo a livello Max della Allegri, provincia bassa. Se lo stesso Max Allegri fa autocritica e dice quello che ha detto su Cesena, non è un fattore astronomico, è un fattore reale. Siete chiariti abbastanza. Poi parliamo di Vidal. Potremmo rimettere un attimo quel messaggio di prima, abbastanza lungo, che vorrei che la nostra Carola ci leggesse quel messaggio. Eccolo qua, prego. Ma non siamo riusciti nemmeno a battere due squadre di pippe come Inter e Cesena. È dall'inizio dell'anno che dico che Allegri è la metà di Conte. Ma non li mandate neanche in onda. Poi non li mandate in onda. Commento io, prego, continua.
Poi commento, sì, però fate la poi non parliamo di cattiveria agonistica, non c'è paragone tra i due. Carlo. Allora, io vorrei dire a Carlo che lui fa molto gioco sui risultati rispetto allo scorso anno e rispetto a quest'anno. Allora, io ancora una volta dico che l'attuale allenatore non è affatto un allenatore inferiore a Conte, non è affatto, anzi, come score a livello europeo, e ve ne accorgerete, ha uno score superiore, perché con una squadra di pippe, ma veramente di pippe, parlo del Milan, senza Thiago Silva e senza Ibrahimovic, gli ha fatto, come si dice a Napoli, una capa tant a casa loro e anche a Milano. Detto questo, prima di dare un giudizio su un allenatore, lo si deve vedere nell'arco di un anno, e mi permetto di dire che risultati, a parità di risultati, se andiamo a vedere, anzi pregherei il nostro sempre preciso Damiano Giordano, la prossima volta, mi sembra che tu già lo facesti qualche settimana fa, se non la scorsa settimana, lo